Salve, adesso parleremo di rapimento alieno, ragazzi. Lo faremo in compagnia di My Little Crocodile. My Little Crocodile è un canale YouTube che io ho notato c'è da un bel po' su YouTube. L'inizio del suo canale è 2012, ma io la batto perché io ho iniziato nel 2007, se non sbaglio. E però lei mi batte a livello di subscribers. Ne ha 34.600 subscribers. Io non riesco a battere nemmeno questo 600 qua, perché ne ho 500. E me ne vanto perché non bisogna vantarsi se si hanno tanti subscribers. Abbiamo un logo di un rettile, diciamo, e vediamo se anche il contenuto è rettilaneo, diciamo. Diciamo che lei ci dice che si chiama Susie. Susie è questa bella, non sappiamo perché di questi tempi non si può sapere. Essere qua, allora, Susie Lil Crocodile, no? Quindi non sappiamo come si chiama, non sappiamo cos'è, cosa non è, e vediamo il suo contenuto. Allora, abbiamo 5300. Lei è una ricercatrice, researcher, non sapevo, non vive più in Italia, è sposata, dice che non gli piacciono gli UFO. Ma boh. È anche su YouTube. È appassionato della verità. E noi, è quello, anche noi siamo appassionati di verità. È vero, ragazzi? E lei è una cannibale delle piante ed è per gli animali liberi. Quindi tutti noi che mangiamo carne, ragazzi, siamo la merda. Ed è invitata regolarmente dal numero 6, dal nostro parrucchino, ragazzi. Quindi andiamo avanti con la nostra ricerca. Ecco, qui vediamo che dobbiamo vedere subito un video adesso, ragazzi, perché mi era piaciuto questo video, no? Ed è, diciamo, un modo di vedere il mondo di questa gente qua, diciamo, no? Suo. Quindi diamo un'occhiata, possiamo può darsi che prendiamo qualche spunto da questo video che andremo a vedere proprio adesso, in questo momento. Avrei dovuto aprire prima questa roba, ma non l'ho fatto. Ok, credo sia questo, quindi a questo punto io lo vado ad aprire con VLC, lo vado a mettere subito in pausa per una questione chimico-biologica esoterica e mi vado a subentrare con uno script la capacità di subentrarmi con una facilità che mi contraddistingue, è vero? Aggiungendo un nuovo video, così possiamo avere due video in uno, ragazzi. Una roba eccezionale. Cosa che solo Morzal può fare. Morzal. Quindi abbiamo la presentazione e le due video. Perché due video, tu mi dirai? Se, sempre se il mio computer ce la fa. Ma per due video perché è importantissimo capire, ragazzi, che poi lo scopriremo fra poco. Quindi abbiamo aperto i due video, avrei dovuto fare prima questa piccola cosa, ma possiamo anche andare avanti così. Chiudiamo, il mio computer sta scoppiando in questo momento, letteralmente sta scoppiando. Quindi a questo punto io direi, siccome serve assolutamente che io metta in pausa in questo momento, altrimenti scoppiamo anche noi tutti quanti. Un attimo che sto cercando di far funzionare il mio computer, ragazzi, non è facile. Metto in pausa. Ok, ragazzi, eccoci qua, possiamo andare avanti. Sentiamo questo video che è interessante per capire questa gente. Perché la gente non riesce a vedere la verità? A questa domanda rispondono le sagge parole di Don Arkins, che scrisse nel 2001. Sviluppato estremamente molle di teorie nel tentativo di spiegare il motivo per cui la maggior parte delle persone non riescano a vedere la verità nemmeno quando questa le colpisca come un calcio tra le gambe. Quelli di noi che riescono a vedere il complotto hanno partecipato a molte discussioni circa l'incapacità della gente di valutare l'evidenza dei fatti e le prove documentali con cui quotidianamente si può dimostrare lo stato di schiavitù ipnosi in cui versa la collettività. La spiegazione più accreditata è che la maggior parte delle persone si rifiuti di vedere la verità di ciò che sta accadendo. Individui estremamente immorali che compongono le elite al potere hanno allestito un pascolo virtuale in cui greggi di esseri umani brucanti come pecore raramente, se non mai, si prendono la briga di levare gli occhi dall'erba e notare le etichette colorate pinzate alle loro orecchie.
Di solito gli stessi individui incapaci di vedere questa condizione di cattività tendono ad etichettare come dei teorici della cospirazione quelli che abbiano realizzato di trovarsi in un pascolo ed intravisto in lontananza il profilo sinistro della casa del pastore. La domanda nasce spontanea: ma chi ha scritto allora i protocolli dei savi di Sion nel lontano 1905, i quali protocolli al 90% si sono tutti avverati? Non è affatto vero che tutti coloro i quali non si accorgano che la loro libertà... Ora mi sto accorgendo che parlare dei savi eccetera eccetera YouTube non vuole, e non vuol dire niente che questo canale è nel suo YouTube, perché YouTube si comporta in modo diverso a seconda delle persone che vuole. Quindi probabile anche che chiudano il video perché ha menzionato quella roba là. Vediamo, speriamo di no. Ma dileguandosi sotto i continui giri di vita del potere, si rifiutino di vedere, semplicemente. Essi non possono vedere ciò che sta accadendo a causa dei veli che oscurano la loro percezione. Il primo velo. Ci sono oltre 6 miliardi di persone nel mondo. La maggior parte vive e muore senza aver mai preso atto di qualsiasi elemento non riguardi strettamente la propria sopravvivenza. Il 90% di tutta l'umanità vive e muore senza aver perforato nemmeno il primo velo. Si può anzi notare che meno dell'1% dei 6 miliardi di persone che popolano il mondo riesca a perforare tutti i veli, cifra che sembra essere in costante decremento. Per amministrare il pascolo virtuale, il potere corrompe con successo molti di coloro che abbiano perforato più veli, in modo tale da fuorviare chi si avvicini alla verità in diversi campi. Personalmente definisco questo fenomeno prostituzione intellettuale. La svendita della dignità personale in cambio di un piatto di lenticchie. Lo sfarzo della ricchezza, la fama e l'elevazione sociale hanno sedotto molti intellettuali dotati e promettenti. Oltre il primo velo. Il 10% della popolazione mondiale perfora il primo velo e scopre il mondo della politica. Costoro si recano a votare, coltivano opinioni politiche, che però sono indirizzate dal mondo... Ok ragazzi, quindi stiamo vedendo una persona abbastanza sveglia, no? Andiamo a vedere quest'altro video. Oggi probabilmente assisteremo alla tragedia in diretta dei miei capelli. Ho acquistato un prodotto per rimuovere la tinta chimica. Che nero lo porto tutta la vita, non ce la faccio più. Cioè mi vedo allo specchio la mattina e mi metto tristezza. Quindi ho acquistato questo prodotto... decoupante Ecosline, ok, che contiene non una, ben due bottigliette. Andiamo avanti con il video. Molto che li circonda. L'istruzione e i media li hanno condizionati ad accettare l'idea che i funzionari governativi, i VIP, che popolano il circuito mediatico e altri personaggi etichettati come esperti, siano le voci della verità assoluta. Il 90% delle persone incluse in questo insieme vive e muore senza mai superare il secondo velo. Oltre il secondo velo, il 10% di coloro che perforano il primo velo supera il secondo velo per esplorare il mondo della storia e il rapporto tra l'individuo e il suo governo. Il 90% delle persone di questo insieme vive e muore senza superare il terzo velo. Oltre il terzo velo, il 10% di coloro che perforano il secondo velo riesce a superare il terzo velo per scoprire che ogni risorsa del mondo, compresi gli esseri umani, è controllata da famiglie ricche e potenti, le cui secolari attività potere si sono evolute nelle moderne strategie di estorsione globale, per via delle quali l'intera economia mondiale è attualmente indebitata. Il 90% delle persone di questo insieme vive e muore senza superare il quarto velo. Oltre al quarto velo, il 10% di coloro che perforano il terzo velo riesce a superare il quarto velo, per scoprire che il ruolo ricoperto nella storia e nella cultura dagli Illuminati, la massoneria e altre società e poteri occulti. Questi poteri si trasmettono generazione dopo generazione. Le conoscenze arcane con cui perpetuano l'asservimento politico, economico e spirituale della gente comune a vantaggio delle linee di sangue più antiche della Terra. Ricordiamoci ragazzi che nessuno parla mai della pecora, ragazzi, loro danno semplicemente ordini, le pecore mandano avanti tutto questo. Ma ritorniamo invece all'altro video, così per bilanciare, insomma, da una parte abbiamo questa persona molto così illuminata eccetera eccetera, e dall'altra parte vediamo che usa così trucchi per colorarsi i capelli, roba chimica che mette nel corpo per non si sa per quale motivo, ragazzi. Con le istruzioni non ci sono i guanti. Sì. Andrebbero mischiate poi in parti uguali, perché è comunque molto meno aggressiva della decolorazione, non contiene ammoniaca. Cioè, ragazzi, avete idea dello schifo che sono i coloranti per i capelli, ragazzi? Non avete idea, questa gente fa questa violenza al proprio corpo e soprattutto ha anche l'orrore della creazione di Dio, perché è come se dicono che non siamo già perfetti, devono modificare, devono coprire, devono colorarsi capelli. Ma non finisce qui ragazzi, perché vedremo oltre. Andiamo avanti sempre lei, cioè, da una parte vediamo questo aspetto molto illuminante eccetera eccetera, dall'altro vediamo che no, sembra una pecora come tutte le altre. Il 90% delle persone di questo gruppo vive e muore senza superare il quinto velo. Oltre il quinto velo, il 10% di coloro che perforano il quarto velo riesce a superare il quinto velo per apprendere che i poteri occulti hanno cognizioni così avanzate da riuscire a controllare i pensieri e le azioni della gente con la stessa facilità con cui noi altri riusciamo in pochi attimi a spedire a letto i nostri figli. Scopre che tali cognizioni esistono fin dai tempi di Noè, proprio come... No, questo vi sfugge purtroppo. Loro non è che hanno una grande conoscenza che riescono a ipnotizzare le pecore e fargli fare quello che vogliono. No, loro semplicemente, come ho fatto vedere tante volte, hanno il potere di essere i guardiani della prigione, e se tu provi a contrastare il guardiano della prigione, che è bello armato, tu sei finito. E infatti ci sono prove
l'effetto, come si chiama, la sindrome di Stoccolma, no? Quando tu ti trovi con un malato di mente che è armato, tu praticamente cominci a vedere il malato di mente come una persona buona. Questo è. La loro forza non è la conoscenza, la loro forza è essere il bullo armato che se non fai quello che vuole lui ti ammazza. Hai capito? Questa è la loro forza, non la conoscenza. Non c'è nessuna conoscenza, infatti anche i massoni, come dei dementi che si iscrivono in queste logge, in queste cose, pensando che arriveranno finalmente al livello dove sapranno tutto, in realtà non c'è un cazzo da sapere. Il trucco è proprio quello, fatti credere che avrai la conoscenza. La conoscenza è semplice, ragazzi, sono armati. Tutto qua. Punto. Fino all'antichità è possibile creare forme di vita sintetiche. Da sempre esiste la smania di sostituirsi a Dio. Il 90% delle persone di questo gruppo vive e muore senza superare il sesto velo. Oltre il sesto velo, il 10% di coloro che perforano il quinto velo riesce a superare il sesto velo. Il velo! Capite perché ce l'abbiamo il velo, ragazzi? C'è chi è più potente, più capace di vedere la realtà per quella che è cruda, nuda, cruda per quella che è. E c'è il 99% che non è capace, quindi va in sindrome di Stoccolma, nel senso che vede la realtà tutta bella, perché altrimenti soffrirebbe, no? Questa è una chiara condizione psicologica, patologica. Non c'è niente di strano, insomma. Credere che le chimere e gli esseri alieni che popolano la letteratura sono reali e sono le forze che agiscono dietro i poteri occulti. Il 90% delle persone di questo gruppo vive e muore senza aver superato il settimo velo. Oltre il settimo velo, il 10% di coloro che perforano il sesto velo supera il settimo velo e scopre l'incredibile mondo della geometria frattale. La legge... Ok, ritorniamo a questa gente che pensa che la geometria sacra, i frattali e questi le libereranno. Ritorniamo. Dico io, ma perché dalla parrucchiera non lo... Perché nero mi verrà in testa, non lo so. Vediamo comunque come funziona il prodotto. C'è scritto che lo puoi tenere 20 minuti in testa, direttamente. Sotto, secondo le mie previsioni ottimiste, cosa che non succederà mai, lo sappiamo tutti, dovrei arrivare ad un arancione, no? Che poi sarebbe il mio colore, un arancionato, una cosa bruttissima. Infatti, in previsione di ciò, ho preso questo rosso fuoco della Manic Panic. Non succederà mai, lo sappiamo tutti che non succederà mai. Però l'ottimismo è il profumo della vita, quindi... Vediamo lei che è arrivata oltre il nono velo, ragazzi. La legge universale dei numeri è compresa e abbracciata nella sua interezza. Chi perfora il settimo velo realizza che l'intera forza creativa universale, tutti i misteri della realtà, tra cui il tessuto del tempo e dello spazio e gli universi paralleli, siano strettamente correlati a forme e codici numerici. Quelli dotati di intelletto, capaci di perforare il settimo velo, spesso soccombono alle lusinghe promesse di ricchezze offerte dal potere. Quindi oltre il 90% di costoro vive e muore senza perforare l'ottavo velo. Oltre l'ottavo velo, il superamento dell'ottavo velo svela Dio, che è pura energia conosciuta come amore, cioè la forza vitale di tutti. Dio è pura energia, ragazzi, è l'amore. Tutti gli esseri viventi, che in realtà sono una cosa sola. È necessario una... Tutti gli esseri viventi sono una cosa sola. Tutte... The oneness, no? Tutta quella roba esoterica che poi hanno influenzato tutto questo New Age, cioè, e loro rivomitano sempre queste minchiate che non capiscono che è tutto minchiate che vomitano chi ci controlla. Gli ha messo in testa. Seconda unità per perforare l'ottavo velo. Oltre il nono velo. Superare il nono velo significa processare l'energia pura, nota come amore, e diventare così realmente uno con Dio e la sua volontà. Dio inteso. Uno con Dio. Inteso come energia pura. Cioè. Dio inteso come energia pura. Non esiste Dio, ragazzi. Un'energia. Induce ad abbracciare pienamente la carità e permette di guadagnare la piena comprensione sul piano universale del sacrificio, la morte o la redenzione. L'esistenza diventa completa. Ma a proposito di sacrificio, voi che avete conosciuto Dio, io di solito vedo tutta questa gente, diciamo, esoterica, agnostica, che pensa che diventerà Dio, eccetera eccetera, a parte nella stessa gabbia come noi, mi fanno solo che ridere purtroppo, ma di solito vedo che il sacrificio per loro non esiste, nel senso che, ne so, fare un figlio, per dire, sacrificarsi per questo figlio, no, loro pensano alla bellezza, a rimanere giovani per sempre. Torniamo qua. Quanto meno ci proviamo. Ma non te li rovina i capelli? Sì, la formula non aggressiva, mi dicono un sacco di cose meravigliose. Vabbè, ovviamente non te lo mettere negli occhi, mi dicono. Vabbè, risciacquateli se ti ci va. Indossare dei guanti, che non mi date, pezzenti. Sì, vabbè, no, direi che poi tutto... E poi questa ragazza ha fatto un video dove praticamente ha tipo vinto una causa con la parrucchiera che gli ha messo il colore come un... Forse gli ha messo qualche gradazione che non doveva e lì voleva proprio quell'altro. E quindi è andata lì, ha preso i soldi, cazzo! E tutta fiera, ha fatto pure il video. Incredibile, ragazzi.
la dice lungo su questa gente, ragazzi, sul fatto, sull'attenzione che hanno sull'aspetto esteriore, no? Il cerchio si chiude e si diventa in grado di vedere la realtà con gli occhi di un bambino innocente, ma al contempo la profonda saggezza che nasce dal puro amore. La saggezza, il bambino innocente. Intanto qua vediamo che questo ha preso i soldi, ha fatto causa solo perché hanno sbagliato il colore del capello. Vedete le contraddizioni, ragazzi. Questo facciamo come al solito. Io non mi fido delle cose fatte in casa, però sono spettinata. Cioè, sembra che mi è esplosa tipo l'atomica in testa o la rasata lunga. Comunque i capelli sono veramente molto neri. Nel caso metterò poi una foto, perché sono proprio nero, nero, neri. Camion giganti che suonano. Nostro nemico, lo Stato. Dietro i primi due veli troviamo la grande maggioranza delle persone sul pianeta. Sono usate come strumenti e pedine dello Stato. Quelli del secondo velo che considerano giustificante l'azione del potere. Capito, ragazzi? Quando vedete questi video qua, loro ti possono acchiappare, no? Ma poi rivelano la loro natura, ragazzi. C'è un cazzo da fa. La rivelano. Parlano i frutti, diceva Gesù, no? E poi vediamo come Dio gli ha chiuso gli occhi, perché sono completamente... Ecco, qui fa vedere, insomma, che ha preso i soldi dalla parrucchiera. E qui addirittura è tutta fiera perché ha capito che cambiando la dieta in dieta vegana, e praticamente anche i tuoi colori degli occhi cambiano. Ok. Ricordiamo, anche io sono stato vegano e credevo a tutte le minchiate che sparavano questi, che ovviamente tutto il veganismo, tutta questa robaccia, viene dall'altro, perché sanno che se mangi erba diventi stupido. Mancano certi elementi. Lei, ragazzi, ha un video e promuove Biglino, ragazzi. Chi è Biglino, ragazzi? Biglino è quello che è stato da Fedez. Biglino è quello che sta da Rotary qua. Il Rotary è per questo che non si può parlare. Il Rotary andava in giro, ho fatto anche video dove l'ho beccati a... come si chiama? Vicino a Perugia. Foligno? Foligno, sì. Dove ho fatto un video dove c'era un camper del Rotary che voleva vacinculare i polli, no? Ecco, questo è il nostro Biglino. E poi nel suo canale ci sono un sacco di belli video su cose che non si possono provare, ragazzi. Gli alieni, tutte queste cose. Sappiamo benissimo, ragazzi, che il sistema ha fatto film, strafilm, ci inonda con alieni, ragazzi, proprio perché c'è un motivo perché, no? Ci devono bombardare con queste cose che non si possono provare, ragazzi. Voi quanti cazzo d'alieni avete visto nella vostra vita, ragazzi? Io sono stato, minchia, ho fatto dei cammini dove ero in punti talmente remoti ed era quasi buio, ho dormito in rifugi totalmente in mezzo alla montagna, nel nulla assoluto proprio. C'ero solo io per chilometri, raggio di chilometri, no? In una capanna di un cacciatore, per dire, o in un rifugio col fuoco e basta. Dico, minchia, se esistono sti cazzo d'alieni, questo è il momento giusto per rapirmi, porca troia. Sto da solo, non c'è nessuno, non posso di incazzo, mi possono fare quello che vogliono. Mi possono inculare, sperimentare quello che cazzo gli pare a loro. Niente, zero. E voi invece? Scrivetemelo nei commenti come dicono questi. E attivate la campanella, prego! Annaggia. Sti cazzo da lì, ci hanno rotto proprio i coglioni con ste minchiate. Anunnaki, il ritorno del 2022. Tu l'avete visto nel 2022, ragazzi? Oh, il Nibiru X in arrivo, sto cazzo in arrivo. Quello sì, quello ci arriva al cazzo. Quello. Quando gli Anunnaki crearono l'uomo. Sono dei polli, perché infatti Bill Cooper li chiamava The Ufology Movement. Cioè, non l'Ufology Movement, Society, o che caso, chiamano The Ufologist. Fool significa scemo. Qui ci parla in un video che c'è un'acqua miracolosa che è fonte di eterna giovinezza. Esiste davvero? Si trova in Ecuador, ragazzi. E vediamo adesso un elenco delle proprietà, hai visto, miracolose di quest'acqua, ragazzi. Migliora la focalizzazione mentale e la capacità di concentrazione, così puoi
promuovere biglino. Migliora la capacità di apprendimento rendendolo più veloce. Cerco, sì, puoi credere alle minchiate. Cioè, sta funzionando. Migliora la vista, aumenta la funzione cognitiva, aumenta l'acutezza mentale, aumenta la capacità psichica, aumenta la forza frontale. Provoca un senso generale di benessere, va tutto bene, sì. Migliora l'energia, l'attenzione, la capacità, migliora la stabilità emotiva, migliora la pazienza, migliora la libido, che a questa gente piace così tanto, riduce la dipendenza da caffeina, nicotina, alcol e carboidrati. Ma io sono, senza l'uso di questa acqua miracolosa, riesco a fare a meno di questa merda. E carboidrati? Che cazzo ti hanno fatto i carboidrati? Oh? Che ti hanno fatto? Che ti hanno messo in testa i vegani? Oh? Il pane non lo devi mangiare? Mannaggia! Riduce lo stress e l'ansietà. Riduce fino ad eliminare la depressione. Migliora il coordinamento motorio. Riduce il dolore causato da artrite. Riduce il senso di stanchezza, migliora la coordinazione cervello-mano, così puoi andare a comprare i colori per i capelli che fanno molto bene alla tua cute, al tuo corpo, perché quella roba poi viene assorbita dal corpo e ha degli effetti. Però le donne purtroppo non hanno la capacità di capire questi piccoli dettagliucci, diciamo. Ah, main on main. What else? Quindi eravamo arrivati all'ottavo... Chiudiamo, per favore, chiudiamo. Dove stanno? Lei qui che ci combatte questi cosi, poi fa la cosa. Occhio, magari non chiudere proprio. Ecco. Prepariamo poi il prossimo... Ah, comunque sia. Dove cazzo stavamo? Mi sono perso, raga. Ecco, stavamo da biglino, no? Se non sbaglio, qua... Qui stavamo, qui, questo pure l'abbiamo fatto. Ecco, l'acqua della miracolosa fonte d'eterna giovinezza abbiamo fatta. E qui arriviamo all'altro suo eroe, che si chiama Graham Hancock. Quindi lei condivide nel suo Facebook Graham Hancock, e quindi ha fatto anche un video su YouTube dove parla bene di Graham Hancock, ragazzi. Vediamo chi è Graham Hancock, ragazzi. Sta su Netflix. Molti lo chiamano Netflix perché è proprio merda pura, cioè è proprio il vomito del sistema, va su Netflix di solito. E lei l'ha condiviso questo. Ma attenzione che non finisce qui, il nostro Hancock, coca anche significa questo, è stato da questa mignottella qua che si chiama Joe Rogan. Ok? Joe Rogan, ragazzi, che dire di Joe Rogan? Proprio... E Joe Rogan sarebbe il nostro Morrison, diciamo. Non lo so, più o meno. È stato anche da TEDx, ragazzi. Da TED sappiamo che ci vanno solo i migliori, ragazzi, solo il meglio da TED. Ma guarda, ha fatto un'intervista anche con il nostro Mauro Biglino. Ma guarda come si connettono poi i mostri fra di loro, ragazzi. Ma guarda, è stato intervistato anche dal super mignotta di Russell Brand. Porca troia. Ma vediamo che Hancock ha preso il succo magico, ragazzi. Hai capito? Io non sono un anti questo, perché io sono stato vacinculato. Ah, cazzarola, cazzo. E le ha condiviso questo mostro qua, che dice nel suo Twitter che si è fatto il succo magico. Incredibile, ragazzi. Per questo vi dico, ragazzi, questa gente è cieca, purtroppo. E si porta con sé tanti ciechi, 36.000, quanti erano i subscribers? Tutti che seguono questi ciechi, perché sono altri ciechi, e quindi andranno dove andranno. Insomma. Sono anche divertenti. E ricordiamo che Joe Rogan stesso crede nella scienza, eccetera, eccetera, quindi giusto per, insomma. Poi vediamo che è stato intervistato anche dal nostro mitico, come si chiama quello di Frankenstein Junior, come si chiama quello, Malanga,
Ma va. Vedete ragazzi come tutto si connette? Hancock è stato intervistato anche da London Real, ragazzi. Da questo mostriciattolo qua. Questo mostriciattolo si chiama Rose, ragazzi. Brian Rose si chiama. E ha detto che crede nella scienza e crede nei questi qua. Ok? Ragazzi, io prima di condividere un video per dire, se vedo che questa persona è stata promossa anche da gente come Joe Rogan, Biglino, Malanga, è stato da London Real, molto famoso, da Russell Brand, io mi faccio venire il dubbio, perché il sistema, mi chiedo, perché il sistema sta promuovendo questo personaggio? Perché gli sto dando una voce al sistema, pubblicando questa roba anche nel mio canale? Purtroppo questi sono argomenti e ragionamenti che una persona che ha bucato il nono velo non può arrivarci, purtroppo, ragazzi. Io non so cosa dire a questo punto. Ecco, questo è il nostro Brian Rose, ragazzi. Guarda che bel soggetto, ragazzi. È proprio uno di cui ci si può fidare. Guarda come si è tutto gonfiato. Guarda che bella giacchetta, eh? Lui si è candidato per sindaco di Londra addirittura, ragazzi. Quindi è una persona come si deve, ma proprio come si deve, eh? E ovviamente tutta questa gente gli piace molto, infatti anche lei sul suo canale ha molto materiale che ha vomitato quest'altro rettile qua, che parla dei rettiliani. C'è una bella differenza tra rettile e rettiliano. Rettile per me è... sono quei personaggi tipo They Live. Ecco, qui vediamo due rettili, ragazzi. Per chi ha occhi da vedere, purtroppo. Occhi per vedere. Qui vediamo, lui ci mette sempre nel suo studio un leone perché è un vomito dell'aristocrazia lui. E le pecore seguono le loro minchiate. Vorrebbe far, ecco, Brian for Mayor. Brian per sindaco di Londra, ragazzi. Rose, ricordiamoci, ragazzi, questi sono nomi inventati. Rose è molto, esotericamente parlando, ha molti significati la rosa, ragazzi. Ma di che cazzo ne parla? Qui vediamo che ha messo un certo Salvador Freixedo, che parla dei dei rettiliani, ragazzi. Molto interessante. E ci dice che il cristianesimo è tutta una minchia. Strano. Sempre la solita roba. Ragazzi, come diceva Fabio, questi li fanno con lo stampino proprio. Cioè, proprio la solita roba. Però quello che cerco di fare capire, ragazzi, è che la connessione che questa gente ha con il sistema, purtroppo. Qui addirittura sta condividendo un certo Jacques Vallée. Vediamo chi è Jacques Vallée, ragazzi. È stato da Joe Rogan. Quindi già comincia a puzzare. E poi il top del top ha fatto una foto con Anton LaVey, che è quello, il fondatore del satanismo, ragazzi, che ha scritto la Bibbia satanica, eccetera, eccetera. Ecco. My Little Crocodile ha condiviso il video di questo tizio qua. Non so se l'ha intervistata proprio, non so. Che sta qui vicino a un satanista, ragazzi. Io non penso che lei sia così ignorante da non sapere questo. Ma. Mumble mumble. Come diceva Amerigo. E non finisce qua, ragazzi. Ragazzi, quando io vi ho detto che quali sono i mostri dei mostri, no? I mostri dei mostri, lo sappiamo, LaVey, Crowley, Icke, Manly P. Hall. La Blavatsky, questi sono i mega mostri, ragazzi. Lei sta condividendo adesso un'intervista che ha fatto dove si parla bene di Aleister Crowley, ragazzi. Vediamo chi era Aleister Crowley, ragazzi, perché prima o poi dovevo farvi capire veramente chi era Aleister Crowley. Il suo obiettivo, lui ce l'aveva a morte con i cristiani, diceva, con la religione cristiana, ok? Crowley. E adesso vediamo che
cioè ci sono pezzi in italiano. Qui vediamo una foto di Crowley, ragazzi, che la dice lunga. Questo qua, sapete cosa faceva questo soggetto, ragazzi? È andato in Sicilia e ha fatto delle porcate assurde, tanto che addirittura Mussolini era talmente porco lui, ragazzi, e faceva talmente tante schifezze con donne, bambini, eccetera, eccetera, che l'ha proprio l'ha mandato via, che ha detto minchia, pure per me che sono un rettile, è un po' troppo sta roba. Le porte, le pareti, i pavimenti dell'abbazia, quindi a Cefalù in Sicilia, erano decorati con immagini di nudo e pornografiche, dipinto dallo stesso Crowley. Il suo scopo era quello di abituare i visitatori alla vista di tali scene, al punto da renderli indifferenti alle pulsioni sessuali. In un'ampia sala al pianerottolo si trovavano due troni destinati all'occultista e alla sua prima concubina. Il mago e i suoi seguaci si riunivano 5 volte al giorno, non solo per pregare, ma anche per compiere sacrifici di animali e condurre rituali orgiastici, talvolta sotto l'effetto di droghe. Crowley amava moltissimo Cefalù, al punto da voler essere sepolto sulla rocca, vicino al tempio di Diana, ma il pensatore inglese non poteva restare a lungo in Sicilia. E le misteriose pratiche svolte quotidianamente e la presenza di bambini in casa allarmarono il popolo e il vescovo di Cefalù. Ok, quindi ragazzi, quello che stavo cercando di dirvi prima, no? Se il sistema ci ha, qui vediamo un libro di Malanga, intanto, le prove dei rapimenti alieni. Se il sistema, ragazzi, ci ha fatto una testa tanta questi cazzo d'alieni, perché gli diamo una mano e ne parliamo anche noi? Io spero che Dio apra gli occhi a Little Crocodile, alla nostra Susie, e capisca. Quindi vediamo che adesso vedremo un video molto importante, ragazzi, perché ci parla appunto di un'adozione. No, di un rapimento alieno, ragazzi. In inglese si dice abduction. Alien abduction. Un oggetto perfettamente circolare di un materiale apparentemente metallico viene citato come corpo estraneo nel referto. Quindi, ragazzi, dice che c'è un tizio che è stato rapito dagli alieni e l'alieno gli ha messo una roba circolare nella mano. Ok. Senza cicatrice d'ingresso, in assenza di evento traumatico, niente infiammazione o rigetto in corso. Contatto subito Darrell Sims, ex agente CIA attualmente nell'FBI, e gli sottopongo il caso che... Che cosa? Risentiamo! Contatto subito Darrell Sims, ex agente CIA attualmente nell'FBI. Che cosa? Ragazzi, non posso commentare. Cosa si può dire di questa cosa che ha detto lei adesso? Spero tanto che sia tutta un'invenzione su... Ma cosa che infatti ci... Dopo vedremo alla fine il video di Cooper che ci dice che non ci sono mai prove di tutti questi che ci dicono che ci sono stati rapiti dagli alieni. Non ci sono mai prove. E addirittura anche i testimoni, eccetera. Guarda, il testimone non ha prove, non ha cose, fanno questi documenti col dottore, inventato, fanno con Photoshop i documenti dove c'è scritto, c'è la mano, eh. E poi so pure, ragazzi, io non so qual è la storia dietro questo individuo qua, ma addirittura contatta una persona che lavora per l'FBI. In questa presentazione vi faccio capire che praticamente il sistema vuole che noi parliamo di questi alieni. Nei suoi canali possiamo vedere video dove si parla bene di gente di tutti i tipi. Non lo so, ragazzi, cercate di connettere un po' i punti, non lo so. Andiamo avanti con questa bella storia. E gli sottopongo il caso che si rivela effettivamente più interessante del previsto. Lui si rende subito disponibile ad effettuare tutte le analisi e le indagini di laboratorio qualora l'oggetto fosse estratto. La visita preoperatoria avverrà a maggio e Michele ha espresso la volontà di documentare passo passo l'estrazione dell'oggetto.
sperando che questo sia possibile. Di certo vi terremo aggiornati sull'esito e sui dati che riusciremo ad estrapolare. Adesso arriva Michele, ragazzi. Ma voi pensate che vedrete Michele? No. Michele è Ho vissuto dei fenomeni strani negli ultimi 2-3 anni, dove mi accorgevo che effettivamente c'era qualcosa di strano che entrava in casa, ma non riuscivo a definirlo. Ok, Michele. Cosa abbiamo qua? Adesso abbiamo Cooper che ci smaschera questa gente, ragazzi. Ecco. Dove caspiterina siamo esattamente? Devo mettere anche i sottotitoli, così anche le persone un po' tarde che non capiscono l'inglese, vero, possono usufruire di questo. Questa è l'ultima intervista di Bill Cooper, ragazzi, il mio eroe. My hero. I don't think there are any. Cosa pensi degli alieni? Non è riuscito a prenderlo YouTube. Questi sono i sottotitoli fatti da YouTube, quindi se ci sono errori io lo fermo. Sentite, cosa pensi degli alieni? Perché lui ne parlò nel suo libro, però poi si rese conto subito dopo che sono una minchiata, ragazzi. Sentiamo. One time I thought that there were simply based upon documents that I'd seen while I was attached to the intelligence briefing team, the commander-in-chief of the Pacific Fleet. At that time, and even for many years afterwards, I did not believe that the government would use me in that way. I had devoted my whole life to government service. I had been in the Air Force. I was in the Navy. I was a river patrol boat captain in Vietnam. I had proved myself. I had combat ribbons with the V for Valor. There was no doubt of my loyalty to my country. And maybe that's why it was so easy to use me, because I wouldn't doubt that what I saw was real. But over the years, I've done a lot of research. What I've discovered is there's no proof existing anywhere that extraterrestrials are real, or that have ever visited this planet, or that they exist anywhere in the universe. There is not one shred of evidence anywhere. There is lots of evidence, tons of it in fact, that there are a group of people collectively known as the Illuminati, who want us to believe in some extraterrestrial threat from space so that they can cause a world government, you know, bringing together of all the people to resist that external threat. And the first time that I saw any reference to that, I was reading some papers from the Carnegie Endowment Fund, and there was a record of a speech. It was a dinner for Viscount Nishiki of the Japanese delegation, the Japanese Imperial Delegation, in 1917. And John Dewey was one of the speakers. And the first sentence out of his mouth as I was reading this, I almost fell out of my chair. Because this was in 1917. And he said, the best way to cause all the people of the world to come together in one world government and end war forever would be if we were attacked by some other species from... Capito, ragazzi? I rettili dal 1917, dice, avevano in piano che l'unico modo per far star buoni queste pecore, no? Per dire, mettiamo che tu sei in casa, non ci sono, con i tuoi fratelli tu stai sempre a litigare, tua madre che cosa fa per farvi star buoni? Si inventa che è successo qualcosa, che ne so, un disastro, al piano di sopra è cascato qualcosa di grosso e dobbiamo tutti adesso metterci insieme e pulire e mettere in ordine perché c'è stato questo disastro, no? Questo è la stessa il ragionamento dietro agli alieni, ragazzi. Loro a un certo punto useranno questo pericolo di una forza non di questo mondo che ci verrà ad attaccare. E così l'uomo a quel punto, siccome c'è una priorità maggiore che è l'alieno da affrontare, noi metteremo da parte tutte le nostre differenze e diventeremo tutti buoni. E a quel punto, ovviamente, una volta che siamo diventati tutti buoni, loro quello vogliono cancellare. Per questo vogliono cancellare le religioni, le nazioni, ogni cosa che può in qualche modo non farci andare tutti nella stessa direzione, no? Loro vogliono
questo bestiame che sia il più gestibile possibile, ragazzi. E quello fanno, diciamo, cercano in tutti i modi di farci comportare bene. Noi siamo quei bambini, ragazzi, e la madre che si inventa un problema così e per farci sta buoni sono loro, gli adulti, diciamo. Questo non queste cose ormai si sanno da tempo, ed è chiaro, soprattutto il 2020 ci ha fatto capire che è chiaro che non potremo mai aspettarci che la gente si possa svegliare, ragazzi. Questa è la realtà. E l'unica cosa, io faccio questi video perché come si vede nel video che ho fatto, quello dei 9 veli, per dire, questa gente comunque sia non è stupida come le pecore, però non riesco a capire come cazzo è possibile che cascano alle trappole messe dal sistema in questo modo, tutto qua. Quindi se My Little Crocodile ha la humbleness, come si dice, l'umiltà di capire che non c'è niente, non ho niente di personale con questa gente, che è, io semplicemente cerco di fare connessioni. Come mai dico voi, gente così della controinformazione, che siete svegli, capite l'inganno, eccetera eccetera, comunque poi vi basate su tante fonti che sono totalmente tutte del sistema, questa, la New Age, cioè gli alieni, tutta questa roba qua, se io sto facendo vedere con questi video, è connessa, è voluta dal sistema. E non capisco cosa, perché non capite questa cosa, non riesco, io semplicemente da ignorante, io sono un ignorante totale, non capisco di niente, non ho libri dietro di me, non ho letto niente, io semplicemente vedo, faccio subito la cosa, come mai questa gente usa fonti del sistema? Diffonde video di gente che è stata con satanisti, con esoteristi, la peggio schifezza, di gente che è pro succo magico, no? Il succo magico è quello che ti fai nella manina, no? Che non si può parlare nel mio canale qua, no? Quindi questo è quello che faccio, semplicemente mi chiedo il perché, magari qualcuno mi può rispondere, no? Scrivilo nei commenti e clicca la campanella e metti un like su me, per favore. Ok, vabbè, finiamo. Questa è l'ultima intervista di Bill Cooper, ragazzi. Il mio eroe, l'unico eroe su questa terra, l'unico che ha avuto i coglioni di non piegarsi a nessuno proprio, sapendo che prima o poi sarebbe finita male. Questo è il mio eroe, ragazzi. Finiamo l'intervista, è scritto in italiano, se c'è qualche punto che non è chiaro magari lo traduco, magari lo faccio andare. Vediamo se ci sono altre perle su questa intervista che sono rilevanti per questo video, lo lascio, se no poi lo interrompo, vediamo. Some other planet, and boy, that just clicked with me, and I knew that this is just another scam. This is the age of deception, there's no doubt about it. And then 8 times during Reagan's administration, he inserted almost the exact same phrase into 8 of his speeches. And it's a scam. that's what I can tell you. What they call UFOs, these craft that fly around the sky, are real. But they're not piloted by some little green guy from some other planet. They're owned and operated by the United States of America for one, the Soviet Union for another, probably Great Britain, Canada. I think the first really operable ones were probably manufactured in Western Canada, in the wilderness, in a place especially built to create those machines, like we created the Manhattan Project, and the same kind of secrecy surrounded it. So the technology is real. It's been kept secret, and it's been used to promote this concept that there's an alien threat to this Earth. The cattle mutilations I've discovered in my research are nothing more than what's left after the government does its secret tests on the low-level radiation leakage from its atomic weapons, assembly plants, and atomic power plants. It's a low-level radiation monitoring project. And if you look at what's missing in the cattle, you'll see that it's just as clear as day. They take the lips, they take the tongue, they take a 6-inch patch of skin, they core out the rectum, the colon area, where those kinds of things would collect, they would pass through
through the digestive system. On female cows, they take the udder to check for low-level radiation in the milk. Is it being passed to the calves? And these are all grazing animals that graze on the grass where the radiation falls when it falls from the air. And it's just an incredible deception. And I'm just amazed that people have fallen for it in the manner that they have in the absence of any proof whatsoever. Sentite cosa dice Cooper. È incredibile per me come la gente creda a questa roba dove non ci sono prove, assolutamente nessuna prova. Dove sono le prove, cazzo? Nessuno ha visto niente, ragazzi, che non siano questa gente qua che si inventano queste minchiate. Ripeto, ragazzi, cammini in mezzo alla montagna da solo, in mezzo ai capanne di cacciatori dormivo da solo. Dove cazzo stanno sti cazzo d'alieni? Sarei stato un soggetto perfetto. Potevano sperimentare, fare quello che cazzo volevano. Stavo da solo. Spesso mi cagavo in mano, porca troia. Appena accendevo il fuoco stavo un po' più... Non sono nemmeno armato, non c'è proprio niente. Giravo così, proprio. Dormire proprio nei rifugi, proprio da solo. E col buio, guarda. I mean, they cite hearsay as proof. Well, what about all of the alien abductions? They're not abductions. They're the results of a tremendously successful and very sophisticated mind control operation. Capito? Bill Cooper dice quello che loro chiamano rapimenti alieni, che questa gente a quanto pare dice che dicono sempre tutti la stessa storia, no? Che sono stati rapiti dagli alieni. In realtà sono stati programmati mentalmente dal governo. E dicono tutti la stessa storia perché si vede il governo gli mette a tutti lo stesso programma e loro ripetono, hanno le stesse visioni, le stesse cose. Also the congressional investigations into the intelligence community has revealed the existence of these programs, and there's no secret about it, it's documented. Project Artichoke, Project MK Ultra, MK Naomi, I could go on and on and on all day long, and if you have the time in your movie, we could lay out all the documentation, which is official government documentation, and prove beyond any shadow of a doubt that it's true. But that's what it is. It's not extraterrestrials coming down. The human body cannot pass through walls or roofs or through windows that are closed. This is all the product of the imagination and people's willingness to believe something because they want it to be true. I don't know why they would want it to be true. You see, because if it were true, these are not friendly aliens. They're doing some terrible things to people. If I were to kidnap somebody, pass them up through the roof, and take them somewhere, and perform operations on them, and take samples of semen and ova from their reproductive organs and plant thoughts in their mind and all this kind of stuff and then bring them back, guess where I'd be right now? In prison. That's kidnapping. It's criminal. It's a terrible thing. So there's a morbid sense about all this too, as if people want to be hurt for some reason. I don't understand that. That certainly is something that somebody needs to look at. Why do people feel that this needs to be real? What in them says, I want to be abducted and abused and kidnapped and raped and all of this stuff against my will? Because they seem to take some kind of satisfaction that this is happening. And nobody's talking about the fact that this is a terrible thing to happen. If I were to do that to you, you wouldn't be too happy, would you? But somehow it's okay if an alien does it? I don't think so. It's all bullshit. It's all bullshit, man! Grande culo, cazzo. Ciao, ragazzi.